del PD e dei Giovani Democratici della Penisola Sorrentina. Ringrazio i nostri ospiti e il sindaco di Massa Lumbrense, unico sindaco presente in sala, e dopo spero si voglia aggregare al dibattito. Intanto proverei a cogliere il senso dell'iniziativa insieme e perché abbiamo provato a organizzare questa cosa. Innanzitutto non vuole essere un'iniziativa di propaganda, ma un'iniziativa di informazione. Per questo c'è Matteo, che potrà darci un punto sul quadro attuale della Vesuviana e su qualche possibile spunto del futuro. E infatti la campagna elettorale del PD la apriremo sabato a Sorrento alle 18 con Rosaria Capacchione, candidata a capolista al Senato. Inizierei con il saluto di Gino Ponticorvo, che è il segretario del PD di Piano, e poi proseguirei con Matteo come primo intervento, che ci darà un quadro tecnico della situazione. Voglio intanto scusarmi, visto che ho curato in parte io l'organizzazione, per un refuso sul manifesto. Matteo non è un dirigente della Vesuviana, ma un quadro che è comparso anche su un po' di stampa, però insomma è di buon augurio, però può essere visto di questi tempi, per come vanno le cose in Vesuviana, gli si può attribuire colpe che non ha, e questo non sarebbe corretto. Prego. Io solo un saluto sintetico. Vi ringrazio di essere intervenuti e soprattutto volevo dire che la questione della Vesuviana è una questione per noi importantissima. I trasporti in Penisola Sorrentina sono una cosa vitale, sotto tutti i sensi. È bene che ogni tanto si facciano queste cose, è bene che si incominci ad avere la sicurezza di quando si parte e quando si arriva, e che il treno non venga soppresso all'ultimo momento e ci rimanga nelle varie stazioni di partenza. Voglio ringraziare Antonio, che fa insieme ai Giovani Democratici, fanno un lavoro egregio per portare avanti tutte quelle che sono le iniziative più o meno che il Paese sente e di cui ha bisogno. La campagna elettorale, come diceva, ricordato Antonio, l'inizio ci sarà domenica a Sorrento con Rosaria Capacchione, che l'ex candidata alle europee, è ritornata un'altra volta, che speriamo stavolta, anzi sicuramente, avrà un risultato positivo. Fa piacere soprattutto le persone che sono presenti su questo tavolo stasera, perché hanno un poco di esperienza del passato, Antonio, Mario, e soprattutto hanno quella gioventù, quell'entusiasmo che ci porterà sicuramente in futuro ad ottenere dei risultati migliori, che possono finalmente portare qualcosa di positivo per il nostro paese, per i nostri trasporti. E la Vesuviana, l'argomento principale, il mio saluto, ci sarebbero tante cose da dire, però la speranza è che quello che si sta verificando nell'ultimo periodo finisca una volta o l'altra, e che finalmente si incominci ad avere la sicurezza che la Vesuviana sia un trasporto veramente utile ed efficiente, che parti da Sorrento e arriva a Napoli, come parte tutta la zona vesuviana, e ritorni alle zone di partenza. Vi ringrazio e passo la parola ad Antonio. Bene, diciamo l'obiettivo piuttosto ambizioso secondo me di questa serata è provare a rispondere ad alcune domande. La prima è: che cosa è successo al trasporto pubblico, in particolare alla Vesuviana? Che cosa potrebbe succedere all'indomani dell'accorpamento INEAV? E forse questa è la parte più politica, è il che fare e che cosa si sarebbe potuto fare forse successivamente. Intanto passo la parola a Matteo per farci raccontare un po' che cosa è successo e qual è la storia della circumvesuviana. Buonasera, mi presento, sono Matteo Parlato, sono ingegnere e sono funzionario della circumvesuviana, anzi più che della circumvesuviana, sono funzionario EAV, nel senso che la circumvesuviana, che è nata nel 1890, è arrivata in Penisola nel 6 gennaio 48, ha cessato di esistere il 27 dicembre 2012. Più vicino, così va bene? Quindi ha cessato di esistere il 27-12-2012. Adesso esiste questa nuova società. Quello che voglio raccontarvi è darvi qualche informazione un po' più dall'interno. L'obiettivo è questo, non niente di nuovo, niente di particolare. Diciamo così che la
la Circumvesuviana negli anni 90 era una delle ferrovie all'avanguardia in Italia, era conosciuta per essere la più tecnologicamente avanzata, venivano da tutte le parti d'Europa a vedere la Circumvesuviana. Il finanziamento, cioè come si manteneva la Vesuviana? Era di competenza statale, cioè il Ministero dei Trasporti copriva i costi della ferrovia, insieme alla bigliettazione, cioè era un sistema completamente differente. Nel 1997 il decreto 422, il decreto legge 422, ha delegato alle regioni la competenza per i servizi di trasporto, per i servizi locali. Per cui anche le ferrovie concesse sono diventate di interesse regionale. E quindi all'inizio del 2000 più o meno la regione ha cominciato a gestire quella che era la Circumvesuviana e le altre ferrovie. E diciamo così, questo decreto stabiliva che si doveva firmare un contratto fra la regione e l'azienda. Questo è il contratto di servizio, per cui si stabiliva essenzialmente una cosa fondamentale, che i costi, il 65% dei costi venivano coperti dalla regione, il 35% dovevano essere coperti dall'azienda, con la bigliettazione, con altre forme di... Questo, diciamo così, per un po' di tempo è andato bene, fino a quando la regione, diciamo, supportava economicamente quello che era un'azienda. Poi per fare questo, poi per gestire questo, un'altra cosa importante, è stato rivalutato, diciamo, un ente che è l'ente autonomo Volturno, che era l'holding che gestiva tutti i trasporti, è l'holding che gestisce tutti i trasporti in Campania. Questo, diciamo così, e poi insieme a questo si è creata un'altra cosa importante, la tariffa unica integrata, cioè il famoso biglietto unico. Questo ha creato qualche problema, che se è molto importante per la clientela, diventa, dal punto di vista della ripartizione degli introiti, ha creato problemi. Tutto ciò, allora, la mancanza di fondi che derivavano magari dalla regione che non rispettava troppo il contratto di servizio, un po' dalla bigliettazione che dagli soldi della bigliettazione, si è andati in crisi, ma è una crisi di tipo finanziario, non di domanda del trasporto, perché notevole. Noi abbiamo portato fino a qualche tempo fa 110.000 viaggiatori al giorno, quindi immaginate una città che si sposta, una città di media grandezza, quindi l'importanza della Circumvesuviana, ex Circumvesuviana, qual era? C'erano pure le autolinee, un'altra cosa importante, ne avevamo pure le autolinee che poi nel 2008 sono state cedute, è stato ceduto il ramo d'azienda e praticamente siamo diventati solo ferrovia. Ci ha portato anche questa una limitazione di quello che erano, una potenzialità di quello che era anche la Circumvesuviana. Ci ho detto, in tutto questo contesto dovete pensare che la Circumvesuviana, mentre a fine degli anni 90 aveva circa sui 3.200 dipendenti, alla fine del 2000, alla fine degli anni, no, più o meno alla metà del 2000 eravamo ridotti, diciamo, eravamo circa 1.800, quindi con una diminuzione forte di tutto. È diminuito pure, come dire, le corse sono diminuite, fino a quando siamo arrivati al 2008, che è l'anno della crisi, l'anno in cui comincia la crisi finanziaria, anche mondiale, che si è riverberata nel campo, come dire, del trasporto pubblico locale nelle varie regioni e quindi anche nella regione Campania. Che cosa è successo? Praticamente la Circumvesuviana ha dovuto, per gestire l'ordinario, quindi stipendi, per gestire la manutenzione, per gestire tutto quello che è l'ordinarietà, ha dovuto rivolgersi alle banche. E quindi voi sapete benissimo che rivolgendosi alle banche, non avendo poi nel tempo il ristoro da parte degli enti preposti di quello che erano le risorse necessarie, si è creato un indebitamento fortissimo. Ah, per ovviare a questo si è cercato di intervenire in qualche maniera. La prima cosa che si è fatto, si è tagliato le corse. Praticamente noi avevamo circa 520
viaggi al giorno, corsi al giorno, sulle varie tratte. Noi abbiamo la Napoli Nolo Abbaiano, Napoli Ottaviano Sardo, Poggio Marina e la Sorrento. Attualmente col contratto di servizio ne dovremmo fare 316, quindi con abbattimento di circa il 40%. Questo per cercare di limitare i costi. Sono state tagliate le aree, diciamo così, le corse forse meno importanti, non tanto sulla Sorrentina. La Sorrentina è stata mantenuta, voi pensate sulle altre linee, inizia alle 6, servizio ufficiale 8, quindi immaginate quale tipo di disagio possa dare. E questo, poi un'altra cosa che è stata fatta, le stazioni, abbiamo pure il problema di piano qua, cioè sono state, qualche stazione è stata impresenziata, si dice, cioè è stato tolto il personale circumvesuriano, perché non poteva, cioè diciamo, per limitare i costi. Quindi abbiamo questa situazione, scarse risorse economiche, personale che è stato tagliato, scarse risorse per ristorare i fornitori. Quindi che cosa succede? Succede che non abbiamo più così, i pezzi di ricambio per il materiale, materiale mobile, per i treni. E quindi succede quello che è successo. In cui si è innestato poi un processo, come dire, sindacale, ma non era la parte più importante. Il problema è che non c'erano praticamente i fondi per riparare i treni. E questo ha generato grossi problemi, i problemi che abbiamo visto. Tornando a discutere, per ovviare anche, diciamo, è stato presentato dai politici preposti, è stato, questo problema è stato presentato al governo e il decreto sviluppo di giugno 2012 all'articolo 16 ha come dire, cercato di porre dei rimedi a quella che era la mancanza di fondi. E che cosa è stato fatto? Autorizzata la regione Campania a utilizzare circa 200 milioni di fondi per la coesione e sviluppo, ex fondi FAS, per cercare di ristrutturare il debito e rilanciare queste aziende. Tutto questo però è subordinato alla nomina di un commissario ad acta, anzi due commissari ad acta, uno che si occupa del patrimonio e un altro che si occupa proprio di questa gestione, diciamo, del debito e del risanare le aziende. Però che cosa, quale era, diciamo, qual è il problema di fondo poi dopo? Questi 200 milioni sono subordinati a un fatto, che le aziende si fondino, come sono fusi, e poi da queste nascono due nuove aziende, uno l'infrastruttura e un altro l'esercizio. Cioè l'infrastruttura sarà, hanno due oggetti differenti, l'infrastruttura sono le linee, le stazioni, i treni, in cui praticamente verrà caricato tutto quello che è il residuo del debito, e invece ci sarà il trasporto, cioè l'esercizio, proprio l'orario, diciamo, le tracce orarie, che verrà appaltato. Oggi siamo nella condizione che siamo nella fase prima di questa, diciamo, è stato fuso, l'azienda è diventata una sola azienda con Metro Campania Nord-Est, SEPSA, però siamo ancora in attesa, entro febbraio penso che si abbia questa noi, e da allora partirà, però anche questa è metà del percorso, non è, servono altre risorse economiche, di persone, perché le aziende sono abbastanza, finalmente la scompensiviana è abbastanza anziana, vedete me che sono uno dei più giovani, figurate, le altre come sono, quindi ci si rende conto. Allo Stato però che cosa abbiamo? Si sta migliorando un tantino, qualcuno che lo prende il treno sta vedendo che stiamo in qualche maniera cercando di rispettare quell'orario che era stato affisso, perché i treni, facendo dei miracoli con il personale a disposizione, cannibalizzando gli altri ETR, perché i pezzi di ricambio non ce ne sono, arrivano, sono arrivati pochissimo materiale, si sta, come dire, avendo una soppressione, come dire, molto limitata. Pensate che noi abbiamo ogni giorno la disponibilità di 40, variabile da 40 a 50 treni disponibili, ETR,
Pensate che noi ne abbiamo 142. Immaginate le condizioni in cui si opera. Proprio siamo ai limiti, come dire, di questa... ci servono i soldi, questo è il problema. La crisi è finanziaria, non è una crisi. Intanto abbiamo, piano piano stiamo diminuendo il personale, siamo arrivati a circa 1250 persone, quindi più indietro andiamo, non possiamo andare. Servono, come dire, l'intervento della politica, questo poi sicuramente i nostri ospiti sono molto più informati di me e possono dare magari notizie più certe, più speranzose. Noi siamo, come dire, abbiamo imboccato la strada giusta, però è ancora lungo, siamo, come dire, a metà strada, all'inizio della strada. Questa è la nostra speranza, e l'impegno del personale circonvenziale è fortissimo, anche se può sembrare strano, perché molte volte penso che voi che viaggiate vi lamentate del treno che magari scorre dentro, hanno problemi. A volte è un miracolo che i macchinisti riescono a portare in maniera tranquilla. I treni sono sicuri, può capitare che magari ci possiamo bagnare tutto. E questo penso, spero di essere stato chiaro e non avervi annoiato, e lascio la parola al resto ai miei illustri colleghi. Grazie Matteo, io passerei subito la parola ad Antonio Marciano, consigliere regionale. Matteo ha dato un'informativa esaustiva, io tenterei di aggiungere alcune valutazioni di carattere politico e probabilmente di precisare anche meglio questa quota di debito, così come viene comunicata dalla Giunta Caldoro, cioè di questo buco che sarebbe stato lasciato dalle precedenti amministrazioni nelle casse del gruppo EAB e quindi delle aziende che rappresentano il sistema del trasporto pubblico in Campania. La prima valutazione che mi viene di dire è che noi stasera parliamo di uno dei settori vitali di una comunità. Trasporto pubblico locale significa livello di civiltà di una comunità, significa diritto alla mobilità degli uomini, delle donne, dei ragazzi e delle ragazze. I treni che finiscono le loro corse prima la sera significa che in quelle comunità, in quelle città, la vita finisce prima la sera, e quindi finisce la dimensione sociale, ma anche quella aggregativa e quindi anche quella economica, quella culturale. Parliamo di una cosa seria quando parliamo di trasporto pubblico locale in Campania. Significa qualità di servizi, quel sistema, diciamo, di dimensione sociale di una grande comunità del Mezzogiorno come la Campania. Significa qualità dell'ambiente, perché il ricorso all'auto in alternativa al trasporto pubblico locale significa tutto quello che voi sapete, diciamo, e in modo particolare in questa parte di territorio, per le caratteristiche, diciamo, urbanistiche, morfologiche, diciamo, di questa parte del territorio. Quindi non si può passare da un'eccellenza, così come siamo stati riconosciuti, non dentro il centro-sinistra, così come siamo stati riconosciuti in sede di comunità europea, addirittura esempio in campo nazionale, da governi anche di segno opposto che hanno guardato al sistema dei trasporti integrati regionale, poi quello su ferro e poi quello via mare, per non parlare di quello che è accaduto, diciamo, in questi anni sul sistema del trasporto aereo, diciamo, sulla logistica. Siamo stati una grande eccellenza metropolitana regionale, i percorsi dell'arte, la valorizzazione di quel sistema in relazione alle città dell'arte della nostra provincia, della nostra regione, all'alta velocità, all'alta capacità. Abbiamo a un certo punto messo a terra più chilometri di strada ferrata rispetto, diciamo, a quella che aveva Milano piuttosto che Roma, quindi siamo stati in concorrenza positiva con le città più avanzate su questo terreno in giro per l'Italia. Quindi è curioso poi quando ci vogliono far digerire che siamo passati dall'eccellenza al fallimento. Di mezzo non è che c'è soltanto una quota di denaro che manca all'appello perché c'è la crisi internazionale, ma questa giunta si muove in questo modo, diciamo, su tutto, dalle politiche sociali fino ai trasporti, passando alle politiche industriali, per cui l'impossibilità a fare bene, a fare meglio è dettata da due condizioni. Una, la crisi
che riguarda un intero pianeta, e l'altra è l'eredità. La loro quota di responsabilità di chi governa legittimamente, perché la sovranità popolare ha consegnato il diritto dovere di farlo, da 30 mesi non esiste neanche su questo terreno. E questo è un punto, perché come Matteo sa, di 463 milioni di euro che nel marzo 2009 furono certificati come quota di debito della giunta regionale della Campania verso l'intero sistema delle aziende del trasporto pubblico locale, aveva avuto non solo un riconoscimento, diciamo, tra le parti, ma aveva avuto anche un percorso che avrebbe dovuto portare nel tempo a risanare quella parte di credito nei confronti delle aziende del trasporto pubblico locale. 220 milioni di euro non furono così stabiliti, 100 milioni di euro andavano alle aziende del trasporto pubblico locale nei 10 anni successivi a partire dal 2009, 65 milioni di euro erano una quota di fondi FAS, dei fondi per le aree sottoutilizzate, e 55 milioni di euro venivano riportati nelle casse delle aziende del trasporto pubblico locale tramite una cessione del patrimonio regionale, del demanio regionale, verso quelle aziende. Un percorso sottoscritto dalle aziende, certificato non dal collegio dei revisori dei conti nominati dal centro-sinistra, ma da una società, una delle più affermate al mondo, che è la Pricewaterhouse, diciamo, che lavora sulla contabilità e sulla congruità dei conti di grandi multinazionali in giro per il mondo. Quindi è curioso che a un certo punto di tutto questo si è perso traccia. Aggiungo di più: di quella quota di soldi, come Matteo sa, i primi 20 milioni di euro furono dati. E si aprì una discussione con BNL, che era l'istituto di credito di riferimento, perché ci fosse un'anticipazione bancaria sugli altri 80 milioni di euro, e via così, diciamo, facendo, fino all'esaurimento del credito che la Regione Campania aveva verso il sistema del trasporto pubblico locale. Che cosa accade all'improvviso? Per cui ci vogliono dire che non ci sono più i soldi perché c'è il debito, e perché c'è la cattiva gestione, perché c'è la cattiva amministrazione, per cui passiamo dall'eccellenza al fango, alla incapacità, alla preistoria, cioè sul terreno dei trasporti. Accade che nel marzo 2010 si insedia la nuova giunta, blocca tutti gli interventi sul terreno dei fondi europei, dei fondi strutturali, delle quote stanziate a vario titolo, non solo nel settore dei trasporti, tutti, procurando tra l'altro nel tempo un ulteriore debito alla Regione Campania, perché per ogni cantiere per il quale c'era stato un lavoro, un'aggiudicazione di lavori, un inizio di attività, la sospensione di quel cantiere, diciamo, procurerà un danno, un contenzioso nei confronti della Regione Campania, quindi un risparmio relativo e un ulteriore danno alle casse della Regione Campania. Ma che cosa accade? Si sospende quell'attività lì, si dice nei fatti che il trasporto non è più priorità dell'agenda politica di questo governo, salvo poi capire qual è la priorità dell'agenda politica di questo governo, e a cascata si orienta e si lavora perché quelle società arrivino al fallimento. Il fallimento di Airbus è una delle cose più curiose che possa esistere, il diritto societario in Italia. Cioè, a un certo punto non si è capito, questo fallimento chi ne aveva notizia? Non ne aveva notizia il Presidente della Giunta, non ne aveva notizia l'assessore Vetrillo, non ne aveva notizia il manager di quell'azienda. Sembrava che a un certo punto la colpa fosse del portiere del palazzo che non aveva preso, diciamo, come dire, la raccomandata che sanzionava, diciamo, che abbiamo quella procedura. Stiamo parlando di questo e noi dobbiamo sapere queste cose. Poi veniamo anche alla quota di critica, di autocritica, degli errori nostri, di quali spesso, diciamo, sappiamo parlare molto fino a cancellare anche le cose positive fatte. C'è dubbio, bisogna ancora rivedere, migliorare, ridurre quote di inefficienza, quote di spreco, fare in modo che tante attività delle società di trasporti che vengono esternalizzate siano fatte all'interno dell'azienda, perché questo può significare un risparmio di quote, di soldi, di denaro e probabilmente anche di efficienza del servizio. Ma accade questo, accade che una giunta valuta la inopportunità di continuare a investire sul trasporto pubblico locale come una scelta qualificante di questa amministrazione, così come è accaduto d'altronde su altri terreni, penso alla cultura, la sanità, la cultura. Noi avevamo, diciamo, come dire, riferimenti internazionali su tante attività, penso a quello che oggi il Museo Madre è diventato in virtù, diciamo, di scelte assurde, scellerate, che hanno depresso quel grande presidio di attività culturali a Napoli, in Italia, in Europa e nel mondo. Ma questo è un punto
che non ci deve sfuggire neanche nella ricostruzione delle nostre discussioni, perché sennò davvero rischiamo poi di non aggredire il problema vero, il problema è la prospettiva, è quello che accade ieri, ancora diciamo con ulteriori corse soppresse soltanto su questa tratta, ne sono venute meno 4 diciamo, sulla Napoli-Sorrento, perché la cosa che dice anche qui Matteo è una cosa vera. Noi abbiamo come Circonvesuviana un parco treni di 142 mezzi, 118 sono i vecchi ETR e 24 i nuovi Metrostar, voluti dall'ultima amministrazione regionale. Perché ci siamo posti un tema qualche anno fa, che anche chi viene verso queste zone, soprattutto verso le località turistiche, diciamo, dei grandi attrattori archeologici, diciamo, Pompei, Ercolano, forse a questa parte anche il turismo va data la dignità di un viaggio, oltre ai nostri cittadini, ma anche lì un biglietto da visita che sia più accattivante verso quella parte di gente nuova che non viene da Napoli, che non viene dalla Campania, ma che viene dal resto del mondo. E che cosa è accaduto? C'è un documento che parla della storia di questi 142 treni che dal 2009-2010, ovvero alla fine dell'esperienza della precedente amministrazione, hanno smesso di avere attività di revamping, di manutenzione. Normale, come facciamo per le nostre auto, figuratevi per diciamo, l'usura alla quale sono sottoposti treni che viaggiano ininterrottamente, che portano in un anno 40 milioni di passeggeri diciamo, in giro per Napoli e per la provincia. È accaduto che quell'attività di revamping, in virtù delle cose che ho detto prima, e anche di una riduzione di risorse che la Regione Campania ha messo a disposizione del trasporto pubblico locale, non è avvenuta più, perché anche questo dobbiamo dire. Nel 2010 le risorse del bilancio regionale verso il TPL erano di 516 milioni di euro, nel 2011 le risorse vengono ridotte del 23%, mentre Roma ne riduce del 6%, ed è il taglio secondo l'ASTRA, l'associazione dei trasporti, più grande che si è avuto in Italia. Lazio e Puglia non hanno toccato i bilanci sul trasporto pubblico locale, e le regioni che l'hanno fatto, la Lombardia piuttosto che l'Emilia Romagna, si sono tenuti in un taglio tra il 5 e il 9%. In Campania abbiamo ridotto quel bilancio del 23%. Giustamente spendiamo 4 milioni e mezzo di euro per il portale della Regione Campania, ma non sappiamo poi come portare in giro i turisti che magari guardano quel portale della Regione Campania. Questa è la grande contraddizione che noi dobbiamo provare ad aggredire politicamente, senza fare battaglie, diciamo, come dire, di stupidi posizionamenti, ma raccontando anche questa quota di verità. Quindi 516 milioni di euro nel 2010, 400 milioni di euro nel 2011 e siamo arrivati a 380 milioni di euro nel 2012. C'è anche una scelta, questi tagli qui diciamo, sono scelte politiche, si decide che si nomina il responsabile della comunicazione multimediale del presidente diciamo, della giunta regionale Caldoro, manco se stessimo di fronte a antichi ministri della cultura e della informazione di antica memoria, diciamo, ma si riduce pesantemente la quota di trasferimento del bilancio regionale che è in capo alla giunta regionale verso il sistema di trasporto pubblico. Queste cose non vengono mai fuori. E noi abbiamo bisogno di fare una campagna di controinformazione, non per arrenderci, ma per aggredire il problema e per raccontare la verità alla nostra gente. Problemi, cose fatte bene, fatte male, ritardi, ma raccontare quello che sta accadendo, perché sennò finiamo tutti in un indistinto e siamo tutti corresponsabili del buco, del fallimento, della incapacità gestionale. No. Perché poi le nomine degli uomini e delle donne che dirigono queste aziende mica le fa una entità astratta, cioè, fa un governo politico. E se vedete i nomi e cognomi accanto a ognuna delle aziende di trasporto pubblico campano, fate una ricerca su Google, da casa, comodamente, dopo cena, cioè, mettete i vari nomi. Da Polese a scendere giù, rispettando le storie, ma rispettando anche i curricula e guardando alle aree grigie, diciamo, noi dentro queste aziende di trasporto pubblico negli ultimi 2 anni e mezzo, racconto la verità, abbiamo messo tutto ciò che fa parte di una pagina buia della politica napoletana e campana. Punto. Da D'Amelio a Pepe, a Polese e a tanti altri. Questo non è influente sulla qualità della direzione di quelle aziende. Quelle aziende non è che ci possono andare tutti indistintamente. Quindi questo è un altro tema che dovremmo tenere presente. Ora, che cosa facciamo da domani? Che cosa facciamo per fare in modo che di quei 142 treni, 91 sono fermi,
uno è sotto sequestro, quello dell'incidente di Gianturco, e mi pare che 22, l'ha usato prima Matteo questo termine, sono cannibalizzati. Io pensavo che fosse un termine di colore, invece è un termine tecnico, cannibalizzati, perché poiché non ci sono i soldi per, e non ci sono pezzi di ricambio nei magazzini, i treni fermi, se si rompe la porta, si stacca la porta dal treno che è fermo e così via. Quindi 22 treni, diciamo, sono allo stato attuale cannibalizzati. Ma bisogna fare un lavoro nelle prossime settimane, perché è evidente che con 40-45 treni al giorno noi lasciamo la provincia di Napoli a piedi e nella disperazione e nella difficoltà di raggiungere il posto di studio piuttosto il luogo di lavoro. Si discute. Tra l'altro basta vedere anche qui la carta della mobilità che è pubblicata sul sito di Circonvesuviana, andate a vedere anche qui, cioè, se ne avete tempo e se ne avete voglia, tutti gli indicatori di qualità dal 2010 sono, come dire, diciamo, i questionari che vengono rilasciati, diciamo, ai cittadini, agli utenti, sono tutti in negativo, il numero delle corse, la qualità dell'ambiente, la sicurezza, la pulizia, diciamo, dei locali, delle stazioni, dei vagoni, l'affollamento, i ritardi, l'insoddisfazione quando poni un tema, diciamo, all'operatore di turno che non sa se prenderà lo stipendio a fine mese, quindi figurati con quale cordialità ti risponde in tanti casi. Cioè, allora noi dobbiamo fare un lavoro perché, e concludo, cioè, ho fatto anche troppo lunga, perché nel disegno di legge, su questo Mario potrà aggiungere molto più di me, nel disegno di legge sul trasporto pubblico locale che la Giunta ha predisposto, e poi nel bilancio e nella manovra finanziaria del prossimo febbraio, ci siano risorse adeguate e scelte intelligenti. Sono due temi che questa Giunta non fa camminare insieme. Risorse adeguate pur nella ristrettezza di bilanci, come si fa in famiglia, si tolgono via gli eccessi, diciamo, e magari il portale della regione lo rinnoviamo tra un mese, ma con 3 milioni, 4 milioni di euro che abbiamo speso, banalizzo, per un sito internet, ripariamo probabilmente 10 di quei treni fermi, perché ci vorrebbero una trentina di milioni per rimettere in piedi forse l'intero parco di 91 treni fermi, 30-40 milioni, che per un bilancio regionale di 21 miliardi di euro, cioè è una cifra significativa, ma forse non è una cifra impossibile, se facciamo una scelta. E se la maggioranza, il governo di centrodestra viene in aula e chiede all'opposizione una disponibilità a concorrere su questa scelta, noi siamo su questa scelta qui. Perché non vinciamo e non perdiamo politicamente sul trasporto pubblico, ma perde la città, le città, la nostra comunità regionale, la civiltà di una comunità regionale. La prima battaglia che dovremmo fare è nei confronti del disegno di legge sul trasporto pubblico locale e nell'ambito della manovra finanziaria. E poi ci vogliono scelte strategiche vere. Davvero concludo. Tutta questa partita qua non la può pagare né la parte degli utenti né tantomeno la parte dei lavoratori. Bisogna andare a vedere le responsabilità dei dirigenti, di chi ha funzioni apicali dentro queste strutture, le loro indennità, se sono congrue e adeguate alla fase di sacrificio alla quale, diciamo, si chiede di sottostare. I lavoratori dell'Eobus, per mantenere il proprio posto di lavoro, diciamo, hanno dovuto accettare la riduzione del proprio stipendio, diciamo, di contratti di solidarietà, che è una riduzione che arriva fino a 2.500 euro netti all'anno per una figura amministrativa, diciamo, fino a 5.000 euro netti all'anno. Quindi, cioè, il sacrificio, se sacrificio bisogna fare, va ripartito in parti uguali. Gli utenti che danno la disponibilità a una riorganizzazione del servizio, i lavoratori che si caricano la quota della, ma le figure apicali e la qualità dei manager e dell'organizzazione che noi mettiamo nella disponibilità deve essere coerente. Perché se lì ci infiliamo un'altra volta gli amici degli amici, tanto più che stiamo in campagna elettorale, il fratello, l'amico, la sorella, indipendentemente dalla qualità professionale che esprimono, noi non riusciremo a tirare il trasporto pubblico locale dalle secche nelle quali ci hanno infilato loro, non i lavoratori, che a un certo punto è probabile anche che bloccano i treni se non hanno lo stipendio. Creano un grande disagio, sì, creano un grande disagio, ma credo che a un certo punto, quando tu fai la battaglia per la sopravvivenza, ciascuno di noi poi è disponibile a tutto, arrivato a un certo punto. Quindi ci vuole un governo di questo processo, noi faremo la nostra battaglia in Consiglio regionale, e se facessimo nelle prossime settimane tante di queste iniziative per raccontare, per ascoltare, per proporre, per capire, per approfondire, ci darete una mano e ci daremo una mano a fare la battaglia più giusta per ridare dignità al trasporto pubblico locale, un trasporto, diciamo, per persone con tratti di civiltà, per chi prende una circonvesuviana, per chi prende un autobus, per chi sta
in attesa di un mezzo pubblico, e racconteremo un po' meglio la verità di questi 2 anni e mezzo e forse anche le responsabilità di questi 2 anni e mezzo, che hanno un nome, un cognome e hanno anche un tratto politico. Grazie. Grazie Antonio. Io passerei la parola per concludere a Mario Casillo, che è componente della Commissione Regionale dei Trasporti, oltre che il Consiglio Regionale, quindi può darci anche un punto di vista più interno. No, a dire la verità, dopo l'intervento di Matteo e l'ultimo quello di Antonio, c'è pochissimo da aggiungere, perché Antonio è stato precisissimo. Io non sarei stato neanche preciso come lui, perché se venire prima di Antonio avrei detto le stesse cose, ma con numeri diciamo meno precisi di quelli di Antonio, che non perché sta qua, ma è un collega veramente attento e preciso su tutto. Io semplicemente faccio una considerazione di natura politica, da chi ha vissuto all'interno, facendo parte della Commissione Trasporti, di quello che è stata la sensazione mia e che io trasmetto a voi, diciamo, perché mi metto nei panni di chi ci ascolta, e alla fine cioè, non si riesce a capire come è possibile che un'amministrazione insediata, diciamo, alla fine crei tanto disagio ai cittadini. È banale, diciamo, che è come se un sindaco, diciamo, alla fine vede il paese che si degrada giorno dopo giorno e non fa niente per migliorarlo. Ebbene, la risposta può sembrare, diciamo, strana, ma è abbastanza semplice, anzi è molto semplice. C'è una visione da parte, diciamo, dell'attuale giunta, e in particolare, lo dico francamente, da parte dell'assessore Vetrella, una visione del problema prettamente e squisitamente ideologica, ovvero di chi il giorno in cui era arrivato doveva dimostrare all'opinione pubblica che in questo settore, che fino al giorno prima dell'insediamento dell'amministrazione Caldor era considerato il fiore all'occhiello della Campania, di fatto era solo una montatura mediatica, ma che questo settore era un settore in cui non funzionava niente. Questa è la risposta, diciamo, a quello che è successo, lo dico francamente, negli ultimi 3 anni. Questo aggiunto a una consapevolezza che è prettamente poi politica, che mentre per chi, diciamo, come noi crede fortemente, diciamo, ed è vicino, diciamo, anche alle popolazioni, ai centri deboli, crede che il trasporto sia fondamentale per collegare le persone, per creare socialità, e quindi diciamo noi abbiamo una cultura che ci porta a investire molto nel trasporto. Viceversa, il centrodestra, in particolare questo centrodestra, ha una cultura per cui il trasporto è secondario rispetto, diciamo, a tutti quelli che sono gli altri settori squisitamente importanti, diciamo, presenti in Regione Campania. Ed è questo il motivo per cui Antonio l'ha citato con cifre precise, ma non si giustifica come si è passati dal 2010 al 2013 a una riduzione superiore al 30% delle risorse destinate al trasporto, quando tutte le altre regioni italiane si sono, al massimo ci sono arrivate a un taglio del 10-15%. Allora, il combinato disposto di una visione ideologica e quindi diciamo di un approccio prettamente ideologico a una scarsa considerazione del trasporto hanno portato che si è arrivati al punto in cui è stato più comodo ed è stato migliore, diciamo, questa amministrazione ha preferito far fallire le aziende piuttosto che non prendere e risollevarle. E diciamo, è impensabile, diciamo, che ad esempio, e faccio, diciamo, un caso che è recente, che avete seguito tutti, quello di Evobus, si consente che un'azienda che nel 2009 aveva 13 milioni di euro di perdite totali sia arrivata nell'arco di 3 anni a 70 milioni di euro di perdite, con il fallimento che, come diceva giustamente Antonio, è arrivato perché nessuno si è accorto che c'era un creditore che vantava 400.000 euro che aveva fatto un'istanza di fallimento e nessuno ha fatto l'opposizione, diciamo, cioè sono parecchi ragazzi, penso che qualcuno di voi studi la legge, penso che qualunque azienda quando arriva un'istanza di fallimento la prima cosa che fa è fare, diciamo, l'opposizione rispetto al fallimento. In questa azienda non è stato fatto neanche questo. E la cosa, consentite, diciamo, che veramente, diciamo, paradossale, è che dopo che questa azienda è fallita per errori prettamente tecnici e per errori politici, mi dispiace dirlo, il presidente Caldoro ieri, dopo l'annuncio della non candidatura di Cosentino, dice: mi dispiace che in questa regione si parla di Cosentino e non si parla di quello che noi abbiamo fatto per i trasporti, quasi come a ergere come merito quello di aver risolto, diciamo, tra virgolette risolto, perché il problema è Avobus non è ancora risolto, facendo, diciamo, tutta una serie di procedimenti di cassa integrazione, procedimenti di mobilità dei lavoratori, e senza, quindi, diciamo, facendo ergere come merito quello che di fatto non è un merito ma è un demerito, quello di aver portato un'azienda al fallimento.
Questo è quello che io mi sento, diciamo, di trasmettere. Rispetto a queste cose, noi non siamo stati come Partito Democratico fermi, ma abbiamo portato delle proposte, perché poi è facile fare criticare, ma poi alla fine ci dobbiamo essere anche bravi a proporre. Noi ne abbiamo proposte innumerevoli, cioè le proposte che abbiamo fatto sono innumerevoli, e diciamo, ve le comunico anche perché, diciamo, molte volte, diciamo, sono poche le occasioni che abbiamo per poterla smettere. Innanzitutto c'è una cosa: nella precedente amministrazione con l'assessore Cascetta noi spendevamo mediamente, diciamo, sulle infrastrutture 200 milioni di euro all'anno. Nella legge regionale approvata nel 2008 si stabilì che il 10% di queste risorse spese venissero destinate per la gestione corrente. Bastava che si andasse avanti con gli investimenti come si è fatto in passato, quindi che si garantissero 200 milioni di euro di spese annue di investimento, che noi avremmo avuto per il settore il 10% di 200 milioni come stabiliva la legge regionale, e quindi avremmo avuto 20 milioni di euro all'anno, quindi non un euro, ma 20 milioni di euro all'anno, che potevano servire appunto per mantenere il livello di servizi. La verità è che oggi siamo al 2013 e il sindaco della Giulia penso mi possa essere testimone, di tutte le opere precedentemente cantierate e per i quali i cantieri sono in corso, perché Antonio correttamente diceva che i cantieri sono ancora lì ma le opere sono ferme, di tutte quelle opere dal 2010 a oggi sono state bloccate tutte, non è partita neanche più un'opera pubblica e non c'è il nuovo piano di investimenti della regione Campania. Cioè noi fra un anno e mezzo andremo al voto e probabilmente non sapremo ancora questa amministrazione quale opere ritiene strategiche e quale opere non ritiene strategiche. Chi di voi prende il treno tutti i giorni e passa a, diciamo, c'era il raddoppio in corso della Sorrento e Torre Annunziata, quindi molti di voi passano e vedono che i lavori, diciamo, sono praticamente fermi da una vita, dove sono stati spesi milioni di euro, che non è che parliamo, diciamo, noi abbiamo sospeso un cantiere perché lo riteniamo inutile. Qua ci sono cantieri e quello è un cantiere fondamentale, dove si prevedeva l'interramento, penso ad esempio a Castellammare, l'interramento della stazione che doveva portare all'ospedale, Pompei, Moreggine, che doveva funzionare a Interscambio. Tutti i cantieri dove sono stati spesi decine e decine di milioni di euro, fermi perché l'assessore non ha ancora deciso se quell'intervento è strategico o se quell'intervento non è strategico. Io dicemmo anche all'assessore, perché la risposta che ci ha detto, che ci è stato comunicato in commissione, è stata che lui non spenderà un euro se non è sicuro che quell'euro possa, diciamo, di infrastrutture possa poi portare alla gestione del servizio. Io gli risposi: siamo d'accordo su questo, ma vi cito solamente un esempio, basterebbe anche spendere i soldi per il sistema di sicurezza, il quale, Matteo è un tecnico, ci sono moderni sistemi di sicurezza che consentirebbero anche una riduzione dei costi aziendali, perché oggi, diciamo, molte si funziona ancora con il personale che deve controllare gli scambi, il personale che deve controllare, diciamo, la linea e quant'altro. Con i moderni sistemi di sicurezza, quindi con un investimento che veniva stimato in 80 milioni di euro, si sarebbe risparmiato negli anni 8 milioni di euro all'anno. Questa è un'altra proposta che abbiamo fatto alla SCMT, il gergo tecnico non lo ricordo, Matteo correttamente ce l'ha comunicato, neanche questo è stato fatto. Come dicevo, è una dimostrazione di chi non solo, diciamo, è carente, diciamo, di una visione politica, ma consentitemi, è anche carente di visione tecnica e di umiltà rispetto a alcuni procedimenti. Parliamo di fusione, si è partiti, diciamo, ricordo la prima delibera portata in consiglio dopo 15 giorni dall'insediamento era l'abolizione totale dell'EAB, si disse che EAB non serviva. Noi dicemmo che invece l'EAB serviva, ma doveva essere fatta la distinzione tra il ferro e quindi tra l'infrastruttura e la gestione. Sono passati 3 anni e solamente il 28 dicembre, come diceva correttamente Matteo, si è fatta la delibera. Ci sono avuti 3 anni per prendere una decisione che, diciamo, che noi avevamo comunicato, e quindi si sono persi 3 anni. La qualcosa avrebbe portato sicuramente un efficientamento. Il punto ora qual è? Per venire, diciamo, anche al futuro, come, cioè, completo, cioè, alcune cose le dimentico, come anche noi dicemmo che i fondi europei sono da sempre stati utilizzati per gli investimenti e anche per la manutenzione straordinaria dei mezzi, perché quello che diceva Matteo e Antonio è una cosa vergognosa. Noi ci troviamo oggi che avevamo, che il circo vesuviano ha 142 elettrotreni, oggi funzionanti ce ne sono 42, invece di andare a cannibalizzare gli altri treni si potevano, come si è sempre fatto nella storia, sempre, basta semplicemente un po' di impegno e anche un po' di relazioni romane, come ha sempre fatto in passato la precedente amministrazione e Antonio in primis, bastava semplicemente andare a Roma e dire
possiamo utilizzare i fondi europei per le revamping e quindi per la manutenzione straordinaria dei treni. Lo si è sempre fatto. Improvvisamente questa cosa che si è sempre fatta per 10 anni non si è fatta più, e quindi noi ci troviamo che per manutenere i treni dobbiamo andare a rovinare altri treni, diciamo i treni che funzionano li dobbiamo cannibalizzare. Difficilmente recuperare. Oggi qual è la situazione? La situazione è fortemente deficitaria, è fortemente complicata. Basta pensare che rispetto alla soluzione, lo diceva Matteo, rispetto alla soluzione che prevede l'utilizzo, col decreto sviluppo, di utilizzo di una parte di fondi per appunto ripianare i debiti accumulati in questi anni, e badate bene, in quest'ultimo triennio i debiti sono raddoppiati rispetto al passato, ricordate bene, raddoppiati rispetto al passato, ma se ci sono voluti 8 mesi per nominare il commissario da parte del governativo, io francamente la situazione la vedo molto complicata. L'assessore, che è anche presidente del tavolo dei presidenti quindi delle regioni italiane, e che impiega 8 mesi per far venire un commissario, per far nominare un commissario da Roma, immagino quanti altri mesi ci vorranno per liquidare questi soldi, con la conseguenza che dal punto di vista finanziario le aziende peggiorano giorno dopo giorno. Quindi la situazione è difficile, ma è difficile sul ferro, ma sulla gomma purtroppo è ancora più difficile, perché alla situazione dei autobus in questi giorni si sta aggravando, cioè la situazione si è aggravata anche dalla crisi che hanno altre aziende piccole, altre aziende minori. Penso alla problematica della SITA. Pensate che SITA è un'azienda che riceve dallo Stato per il servizio 1,80 euro a chilometro, contro diciamo i soldi che ricevono le aziende pubbliche, che sono pari a 2,60-2,70 euro. E con le problematiche, diciamo, perché questo importo è fermo ormai da diversi anni, fermo da più di 10 anni, è evidente che con l'aumento dei costi del carburante, con l'adeguamento diciamo, degli stipendi, oggi c'è una situazione particolarmente difficile. A questo c'è in questo momento, a mio avviso, solamente una soluzione, quella di rivedere nel complesso la politica dei trasporti fatta finora, di ridurre questo taglio che, come dicevamo prima, supera il 32-33% fatto negli ultimi 3 anni, e utilizzare una parte di risorse per adeguare, per quanto riguarda le aziende private, per adeguare in parte il corrispettivo e quindi per portarlo a livelli un po' più adeguati, e per il restante per andare a recuperare una parte dei servizi che oggi sono stati sottratti ai cittadini. Perché lo si è detto prima, i servizi, diciamo, chi ne sta pagando la conseguenza maggiore di questa crisi sono fondamentalmente i cittadini, i lavoratori, gli studenti, i pensionati, ovvero ancora una volta i ceti più deboli. Questo è quello che si dovrà fare congiuntamente anche al governo nazionale, che più di quanto è stato fatto in precedenza, perché poi diciamo, se la finisco con i numeri, nel 2010 la finanziaria fatta da Berlusconi prevedeva che una parte delle accise sul carburante andassero utilizzate per il trasporto, questi soldi delle accise del carburante in Campania sono finite in tutt'altri rivoli e non sono andati al trasporto. Andrà fatto anche in futuro, andrà garantito che queste imposte non vadano nel calderone regionale, ma siano finalizzate all'utilizzo per il trasporto pubblico. Ci aspettano dei momenti difficili, il governo nazionale non sarà indifferente rispetto a queste scelte, per cui noi ci auguriamo di vincere le prossime elezioni e quindi saremo a incalzare, io e Antonio in primis, il governo nazionale, noi che abbiamo fatto una scelta di rimanere su questo territorio, incalzeremo i nostri amici parlamentari affinché si battano, perché è evidente che noi possiamo fare la nostra parte, ma c'è anche bisogno che ci sia anche un rilancio dell'economia a livello nazionale, perché una parte di questa crisi, anzi diciamoci che il 50% della crisi è dovuta diciamo, comunque alla situazione difficile che a livello nazionale, questo diciamo, lo sapete tutti quanti voi. Noi prendiamo l'impegno diciamo, insieme quindi di fare questa battaglia, saremo qui sempre diciamo, ad aggiornarvi. È utile anche diciamo, che voi domani mattina facciate un po' un'opera di diffusione anche diciamo, di queste notizie ai tanti cittadini che quotidianamente chiedono informazioni. E per quanto riguarda, non posso che ringraziare i Giovani Democratici, il Partito di Piano per l'organizzazione e per averci dato anche la possibilità di spiegare ai cittadini quali sono le problematiche, perché oggi quello che è difficile veramente è comunicare, cioè riuscire a trasmettere le problematiche. Noi siamo vicini e solidali rispetto alle vostre problematiche,
e ci batteremo e ci impegneremo affinché in futuro ci possa essere, si possa riprendere quello che era il percorso, diciamo, che stava vedendo questa regione all'avanguardia in Italia nel settore dei trasporti. Vi ringrazio. Prima di aprire il dibattito vorrei provare a fare due considerazioni per calare anche il discorso nel panorama prettamente locale. Penso che voi saprete che Sant'Agnello è una delle stazioni che non è più presidiata, non c'è più nessun personale alla biglietteria e Piano ha la biglietteria soltanto al mattino. Sant'Agnello c'è al mattino. Il problema, per esempio, che abbiamo vissuto a Piano, oltre al disagio dei viaggiatori, quindi per l'acquisto dei biglietti, eccetera, è un problema di sicurezza, perché la stazione senza presidio diventa purtroppo punto di ritrovo per clochard o comunque persone poco raccomandabili che fanno diventare un territorio turistico anche ben poco appetibile per un turista che arriva, e non stiamo parlando arriva a mezzanotte perché non c'è il treno, stiamo parlando anche alle 4 del pomeriggio, arrivi in stazione a Piano e la trovi piena di qualsiasi genere di persona, e questo per noi è un grossissimo problema. L'altra cosa è una presa di posizione che abbiamo avuto come Giovani Democratici nei confronti di alcuni consiglieri comunali di Sorrento che si sono fatti promotori di un'iniziativa che era una sorta di autobus per gli studenti che porta a Napoli, non criticando la bontà della cosa, visto la crisi dei trasporti, ma ponendo l'accento sul fatto che non è questo il modo per risolvere il problema, perché il trasporto su gomma è problematico, c'è il traffico, inquina, eccetera, ma dalle amministrazioni della penisola sorrentina, ne approfitto per lanciare anche un appello ai sindaci, ci saremmo aspettati molto di più di qualche lettera inviata a Caldoro, visto che molte sono dello stesso colore della giunta regionale, far pesare anche questo e far capire il disagio di studenti e lavoratori. Molte aziende, penso lo sapete, si sono auto-organizzate passandosi e pagandosi degli autobus per andare a Napoli. Questo non farà che far precipitare ancora di più l'azienda dei trasporti in crisi, perché ci saranno sempre meno viaggiatori, e ci farà peggiorare le condizioni di vivibilità, perché immaginate aggiungere autobus ad autobus, non è una cosa che soprattutto d'estate ci aiuterà per inquinamento e traffico di cui ne siamo già pieni. Proporrei di aprire il dibattito invitando subito il sindaco di Massa Lubrense a fare almeno un intervento, se vuole, dopo. E invece per il dibattito io vi chiederei di fare delle domande agli ospiti, in modo che abbiamo il tempo di poter intervenire tutti, quindi interventi o brevissimi o domande, per cortesia. E stiamo riprendendo, quindi se potete venire qui, perché c'è un stiamo riprendendo il tutto per metterlo su internet. Andiamo a Caldoro. Devo per necessità di cose fare almeno tre domande. Non potrò essere estremamente breve. La prima dipende dalla situazione generale. Noi tutti diciamo che viviamo un periodo di fortissima crisi, per cui questa crisi si sarebbe riflessa, riverberata anche nella regione Campania. Però quello che non riesco ancora a capire è questo sforzo di conoscenza che dobbiamo tutti fare. Si dice sono venuti meno i soldi, no? Mancano i soldi, va bene. Non si sa bene perché e per come sono venuti meno questi finanziamenti, forse i tagli lineari di cui si è parlato, eccetera. Poi si dice l'amministrazione Caldoro improvvisamente, da quanto io ho cercato di capire, impazzisce e decide che i servizi non vadano più erogati. Allora io voglio capire, ma questa amministrazione Caldoro effettivamente ha fatto questa scelta? Come io credo, eh? E se ha fatto questa scelta, i soldi di un bilancio notevole, tutto sommato, che è quello della Regione Campania, noi ce ne accorgiamo tutte le volte che paghiamo l'addizionale, dove sono andati a finire? Cioè, per far capire alle persone come sono veramente, come stanno veramente le cose, noi dovremmo dire i soldi di un bilancio regionale, come vengono utilizzati, se vengono, non vengono dati ai servizi. Primo servizio, quello dei trasporti. Allora, il portale, si diceva prima, è un esempio, ma ce ne saranno molti altri. Per far sì che la gente capisca
perché l'amministrazione Caldoro è un'amministrazione fallimentare. Noi dobbiamo dire dove e come hanno impiegato i soldi di un bilancio regionale e quali scelte sono state fatte. Se non facciamo questo servizio di informazione, la gente non capirà mai, crederà sempre che improvvisamente sono finiti i soldi e improvvisamente un pazzo ha deciso che non bisogna più far viaggiare le persone. E così sembra, ma vorrei capire un po' meglio, un po' di più. Poi non vorrei trascurare le grandi responsabilità di gestione della circumvesuviana e di tutto il resto. Io sono convinto che anche lì ci saranno dirigenti incapaci che guadagnano un sacco di soldi. E poi un tentativo, a mio avviso, io sono uno che prende la Vesuviana tutti i giorni, assolutamente fallimentare, di automatizzazione. Cioè, se voi andate a prendere il treno ogni mattina, il 50 e più per cento delle persone non paga il biglietto. Allora io vorrei sapere perché nessuno si è mai occupato di questa mancanza di introiti. Quando dico 50 e più per cento io sono ottimista, eh? Ma c'è gente che il treno non lo paga mai. Io sono stato una volta con i miei ragazzi a Londra, una sola persona dei miei ragazzi non aveva il biglietto per entrare nella metropolitana, si è bloccata l'intera classe. Ci sono agli ingressi alla metro le persone che controllano e le persone all'uscita. Qui non c'è nessuno. Qui voi potete andare tutti i giorni a Napoli e ritorno, nessuno vi chiede il biglietto. Questo è un esempio di cattiva gestione, secondo me. Un altro esempio di cattiva gestione è la non assicurazione della sicurezza nella Vesuviana. Voi se mandate una figlia di sera o di notte dovete augurarvi che tutto vada bene. E infine una minima cosa, una questione estetica, io parlo anche di decoro. Quei treni ridotti a un immondezzaio, esterno e interno. Non è che lì ci sono persone che facciano dei quadri sui treni, no, ci sono delle persone che scarabocchiano. Treni nuovi, comprati da poco, ridotti già qualcosa di inenarrabile. Allora chi controlla queste cose? Chi le guarda? Chi le vede? Chi è responsabile di questo fallimento epocale? Non credo sia solo un'amministrazione, là c'è una serie di responsabilità infinite, secondo me. E su queste cose bisognerebbe dare delle informazioni. Io spero di averlo. Grazie. Un attimo che c'è. Le raccogliamo, no? Tanto. Sì, sì, sono. Salve, io sono consigliere comunale di Sorrento, del PD. E forse mi sono perso qualcosa. Io ero fermo qualche anno fa, quando venne Cascetta, avevo un piano regionale di trasporti e ci fece, forse a Villa Fondi, un incontro con le amministrazioni, la quale portò un piano integrato nel sistema gomma, ferro, alta velocità, collegamento, e sembrava che la Regione Campania su questo versante fosse all'avanguardia di portare avanti un obiettivo. Io ritengo che la mobilità, il trasporto è strategico per qualsiasi sviluppo dell'economia. Oggi senza mobilità, senza un sistema integrato di trasporti con il quale è possibile relazionarsi, riesce difficile. Oggi la maggior parte della città si vede, anche per esigenze di crescita, si sposta verso l'esterno, come è cresciuta la città di Napoli, ma non Napoli, come è diminuita la popolazione. E c'era tutto un piano regionale, a volte si parlava, dice, c'erano dei piani regionali che si andavano a fare, ma non riguardo solo il trasporto, ma riguardo tutti i servizi. Allora, la situazione attuale, nella quale c'è uno scenario apocalittico, direi, noi andiamo incontro ad una crisi che non è finita, probabilmente stiamo nella fase più acuta e lo avremo nei prossimi mesi. E abbiamo dall'altro lato degli interlocutori, quelli che ci devono amministrare, l'ente regione al quale noi abbiamo dato, diciamo, la gestione di parti importanti, che è la sanità, i trasporti, la sicurezza e altri servizi, ma credo che su questo siamo molto preoccupati.
Cioè noi, devo dire che anche la penisola sorrentina, io che vivo a Sorrento, non siamo più un'isola felice nella quale fino a qualche tempo fa la sicurezza per i fenomeni che noi abbiamo, che sono avvenuti in questi giorni, ecco, sono cambiate tante cose. Abbiamo bisogno però necessariamente di fare rete e probabilmente come tutti quanti, come cittadini dal basso, di fare un fenomeno di partecipazione e di condivisione su quelle che sono le scelte, di partecipare e intervenire. Io ritengo sul problema dei trasporti che la Regione Campania a Sorrento per il millumina d'inverno ci dà 350.000 euro. Io ho detto rinunciamo come Comune di Sorrento, ma diamolo sui trasporti. Almeno ci illuminiamo il treno, probabilmente, forse è più importante e probabilmente potremo dare dei servizi migliori rispetto a quelle che sono determinate realtà. Probabilmente ognuno cerca di scavarsi la sua piccola nicchia per cercare di apparire e di fare alcune cose, ma si perdono di vista certi obiettivi che sono strategici e la mobilità è un problema strategico, particolarmente per la penisola sorrentina. Noi abbiamo, c'era prima un discorso iniziale che volevo del collegamento della circumvesuviana direttamente con l'aeroporto per cercare di togliere la problematica che riguardava il collegamento su gomma che comunque finiva per costituire un imbuto per quanto riguarda la penisola sorrentina. Ora su questo io credo che la politica e le forze che sono più responsabili, perché non è anche un problema di una parte della politica, credo tutti quanti noi che siamo impegnati, dovremmo fare qualche cosa di più, perché se no da questa crisi non se ne esce sempre a ridotto. Se io oggi avevo 10, domani ti do 9, poi 8 e quindi riduco l'occupazione, non faccio più sviluppo e non faccio niente. Se i trasporti, i treni non arrivano e lo studente o il lavoratore non riesce a raggiungere il posto di lavoro, ma noi perdiamo ore di lavoro, perdiamo tutto. E allora su questo noi secondo me ci dobbiamo dare una svolta dalle amministrazioni locali che devono fare la loro parte, ma anche da quelle che sono il modo come collegarsi con le amministrazioni regionali che secondo me sono fondamentali. Perché se questo è lo scenario vuol dire che è proprio il fallimento della regione. Okay. Francesco. Sta piacendo. Sì, vabbè. In veste di normale utente del servizio più che di giornalista mi riallaccio a quello che diceva prima il professore Russo. In parte la gente che cosa sa di tutto quello che sta succedendo da ormai da anni? Cioè sul treno ogni giorno circolano voci diverse, un giorno ci si ritrova in un capostazione magari in cerca dei suoi 5 minuti di gloria che ci fa, ma ancora dovete vedere che cosa succederà, quindi insomma capite bene, uno che deve andare a studiare, a lavorare, come si può sentire davanti a una cosa del genere? Un altro giorno si sente, no, ma da gennaio dovrebbe migliorare la situazione, è colpa del consorzio, quindi si paventa questo consorzio unico Campania come l'origine di tutti i mali, soprattutto dal punto di vista finanziario, il che sembra assurdo. Il consorzio dovrebbe tendere anzi a migliorare la situazione, soprattutto per quanto riguarda il biglietto unico. Proprio ieri, quando io pensavo che si tornasse al vecchio biglietto soltanto circumvesuviana, leggo che invece il biglietto unico riprenderà, gli abbonamenti riprenderanno, appunto. Questo lo apprendo naturalmente dagli organi di stampa. Un altro giorno ancora sento dire, no, ma sembra che la linea Napoli-Sorrento la rileverà Luca di Montezemolo. Io mi chiedo, magari una privatizzazione del settore, se può giovare, se può servire, ma ben venga una privatizzazione a questo punto. Naturalmente il giorno dopo è stata smentita anche la voce di Luca di Montezemolo, quindi in poche parole che cosa voglio dire, che cosa ci dobbiamo aspettare noi che prendiamo il treno tutti i giorni? Insomma, che quante cose dovremmo sentire ancora di questo genere? Grazie. Sì, tu sei bravo, però ce la puoi fare delle domande. Buonasera a tutti, sono Paolo Coppola nel PD di Piano di Sorrento. Vorrei fare una provocazione. Ma non è che forse noi abbiamo avuto un lusso per tanto tempo, per tanti anni, o qualche anno, e prendo la Vesuviana da molto tempo anche io. Effettivamente il modo in cui tanti di noi, come diceva anche il professore, hanno sfruttato questi vantaggi che venivano messi a disposizione garantendoci uno sviluppo, garantendoci una vivibilità, una fruibilità di tutte queste zone,
non è che è stato usato male. Noi, per lavoro, ma tutti quanti noi conosciamo le realtà di trasporto esterne che sono rigide, inflessibili e spesse volte non hanno nemmeno paura di tagliare rami secchi. Non è che forse quello che noi abbiamo avuto in questo periodo era al di là delle nostre possibilità? Perché se è vero che il trasporto costava così tanto, com'è possibile che in poco tempo, in 3 anni, si sia giunti a questa situazione di disastro, seppure queste cause sono di natura politica o cattiva gestione? Prima la cattiva gestione non c'era e adesso ci sta. Ecco, una domanda che mi viene, che rivolgo naturalmente a chi ha più competenza di me, ma non vorrei che forse questa struttura fosse stata in qualche maniera sfruttata al di là di quello che fossero le sue possibilità. Grazie. Qualcun altro? Luigi? Leone Massa, il sindaco di Massa Lubrezze. Massa Lubrezze è il mio paese. No, vabbè, a me soltanto per portare un saluto e poi ringraziare in particolar modo a voi giovani del PD per aver organizzato questo incontro stasera, e al quale io ho voluto partecipare però anche per, visto un po' i relatori, tra l'altro io conosco Casilo da tanti anni, non conoscevo Marciano, e devo fare i complimenti a tutti e due perché ho ricevuto più stasera che in tanti altri incontri che, come giustamente dicevi, posso dare il tu, sì, certo. Tu come consigliere, mi pare sei pure consigliere, sì, no? A Piano di Sorrento, in tanti incontri che ho fatto e ho avuto modo di partecipare come sindaco di amministrazione locale con Cascetta, io dico Cascetta perché purtroppo io sono rimasto indietro, come diceva Luigi Mauro qualche anno fa, no? Quando facevamo questi incontri con l'assessore Cascetta, e dove ci veniva prospettato, ma ci veniva anche dato molto come amministrazione locale per quello che era il trasporto. Devo dirlo con molta sincerità e con molta franchezza. Beh, dicevo, tutti questi incontri che abbiamo partecipato anche con Petrella, alla fine si concludevano con un nulla di fatto e senza venire a capo di niente, senza capire anche che non c'erano soldi. Questo è, insomma, è stato il leitmotiv da 2 anni e mezzo in cui io ho avuto modo di conoscere l'assessore Petrella. Non c'erano soldi e non si capiva perché non c'erano soldi, forse tutta colpa di chi c'era prima, questo più o meno ci veniva detto e niente di più. Di quello che c'era da fare, io devo dire la verità, ho capito molto di più stasera, ho avuto modo e vi devo ringraziare a tutti e due, perché sono d'accordo anche sui, diciamo, 2 obiettivi principali da dover seguire. Quello di sicuramente quello che è il problema un pochettino generale in tutta Italia, non solo Campania, delle risorse che sono poche, cercare di averne quanto più possibile per poter aiutare questo settore. E poi soprattutto sulla gestione. Io penso che sulla gestione, sì, come diceva Martone, si deve, anche Marciano, si deve fare molto, molto di più. E che sono d'accordo anche con chi mi ha preceduto prima, un professore russo, se ho capito bene, perché era proprio quello che volevo dire io. Cioè, è possibile mai che si parla di circa, se non sbaglio, 110.000 in un giorno, di massima punta. Punta. Viaggiatori, è possibile che non si possa mantenere da solo questo
Io non vorrei saperlo fino in fondo, perché voglio capire alla fine com'è. Io prendo spesso la circumvesuviana, mi è capitato anche quest'estate di prenderla a Pompei. Ecco, vi faccio un esempio: a Pompei, perché ci fu un incidente grave in autostrada, salì sul, era pieno zeppo, ma pieno zeppo, che tra l'altro anche di molti turisti, tra l'altro di molti turisti in piedi, sudati tutti, ma era una cosa di diciamo indecente, ma comunque di persone che stavano e dovevano pagare il biglietto, penso io. E come diceva forse proprio Russo, io penso che il biglietto non lo paga quasi nessuno. No, lei è un dirigente, ma io sono convinto, scusate un attimo se insisto, che anche più del 50% non paga il biglietto. Siamo d'accordo, adesso attualmente è così, in alcuni casi, perché è come se è un sistema che... Ma se non si paga il biglietto, come si può mai mantenere? Si può pensare solo ai finanziamenti pubblici? Faccio una provocazione, però ritengo che su questo si debba fare molto di più, sulla gestione, e sicuramente anche sulla gestione di chi sta a capo e chi controlla, diciamo, questo settore. Questo volevo dire, niente. Posso rispondere solo un attimo? Sì. Il fatto che possa mantenersi solo con i soldi, con i proventi dal biglietto, seppure pagassero tutti, non è possibile. I costi sono elevatissimi, i costi dell'energia, del personale, della manutenzione, stiamo parlando di costi estremamente importanti. Quindi certamente, tanto è vero che il contratto di servizio con la regione stabilisce bene, perché è stato, come dire, valutato, il 65% dei costi vengono coperti dalla regione, il 35% dei costi dagli introiti. La circumvesuviana, prima di una situazione di crisi, era nei limiti di questa, che è la legge nazionale, cioè non è che le ferrovie milanesi, uguali. C'era l'equilibrio. Sì, c'era l'equilibrio. Adesso in questo contesto, per esempio, c'è il problema della tariffa unica integrata, per rispondere a chi ha detto che era è una cosa eccezionale, un'idea fatta per bene, cioè assolutamente bisogna. Il problema poi dopo è poi il riparto che viene fatto. Noi abbiamo, ci sono dei problemi sul riparto degli introiti. Vabbè, quindi il privato non potrà mai venire, perché sicuramente un privato non può mai venire a investire su una cosa che è in perdita, penso. No, ripeto, no, ma il problema... Comunque grazie a tutti, scusate. È il trasporto che verrà. Grazie sindaco, intanto grazie perché è l'unico dei sindaci che c'è, e non è una cosa da poco. Sì, aspetta, c'è il primo sindaco. Non prendono il treno. Però molti cittadini lo prendono. Dobbiamo chiudere perché poi il treno non c'è più. Esatto, sì, che treno. Basta, non ci arrivi il treno, alla via Urba. Sarò brevissimo, anche perché io vengo da Positano, quindi il treno lo usiamo poco, però non mi può sfuggire l'occasione di sostanzialmente chiedere di cosa ne sarà della SITA, che serve Positano, che è l'unico mezzo di trasporto che c'è, dove no, tra l'altro non abbiamo ospedali, non abbiamo scuole superiori pubbliche, e che quindi senza la SITA non riusciamo ad andare avanti. Poi un breve accenno alla SITA, almeno sul tratto Amalfi-Sorrento, viaggia sempre pieno, è quasi impossibile prenderla, e a differenza di cosa può essere la Vesuviana, è controllata, quindi la gente paga il biglietto. Grazie. Ma cosa brevissima, io penso che va riconsiderato il valore pubblico del trasporto, perché si chiama di trasporto pubblico, cioè insomma, come si dice, il famoso biglietto in vaga a piccola con coppo treno, ma avevano stipendi, insomma, cioè, siamo arrivati a questo. Quindi sicuramente, se da parte dei lavoratori non c'è una ripresa dell'orgoglio di essere dipendenti della Vesuviana, e c'era questo orgoglio di essere dipendenti della Vesuviana, non si va da nessuna parte. Mio ex sindaco preferito, ex sindaco di Piano. Buonasera. Era troppo piccolo per giudicare. Io sono un utente della Vesuviana, quindi grazie dell'opportunità, ma vi devo dire che, a differenza del sindaco Di Massi, io me ne torno a casa certamente non con le idee chiare. Io sono stato amministratore, non si può dire all'improvviso ci sta un buco. Le responsabilità vengono anche da lontano,
E questo le dobbiamo dire, infatti, tra le chiacchiere che si dicono nei treni, si parla di questi carrozzoni che sono stati fatti da amministrazioni passate. Allora, dire, certamente, senza dubbio, voi siete addetti ai lavori e veramente sono soddisfatto anche perché abbiamo sentito dati e non abbiamo sentito soltanto le parole. Però stasera poteva sembrare quasi un consiglio, un momento di propaganda elettorale dove ognuno dà la colpa agli altri. Dobbiamo anche noi prendere le colpe, cioè veramente io penso che se si è arrivato a questo punto è colpa non solo dell'attuale amministrazione regionale ma anche di qualcosa che nel passato non è andato. Questo si sa, saranno leggende metropolitane, saranno anche verità, ma si dicono certe cose. Perché io ho voluto prendere la parola e certamente mi ripeterò, perché noi siamo esasperati, ma l'esasperazione, noi, la nostra esasperazione la portiamo sul campo del lavoro, nella famiglia. Basta dirti, collega onorevole, che io non ho avuto un premio di aumento perché da più di 6 mesi faccio ritardo. Allora io a chi lo dico? Cioè, e questo è il problema. Allora bisogna, veramente voi avete fatto dei passi e penso avete fatto anche proposte, ma qua bisogna legarsi alla regione se occorre anche questo, perché altrimenti chiudetela Vesuviana, perché altri, caro ingegnere Matteo, altro che treni cannabilizzati, noi siamo noi cannabilizzati, cioè i treni stanno camminando per miracolo, quegli ultimi treni che noi aspettiamo al mattino, dopo essersi svegliati alle 5 di mattina, scesi qui in stazione, dove non c'è bigliettaio, dove non c'è luce, dove a volte non è neanche aperto il cancello, queste sono le situazioni che noi viviamo ogni mattina. Finalmente questo povero treno arriva da Sorrento quando c'è, perché altrimenti qualche volta dobbiamo aspettare quello che viene da Napoli, e speriamo che non è, noi tutti quanti speriamo, perlomeno penso che sì, che non sia il treno nuovo, il famoso elettrotreno che Cascette, persona con la quale io ho collaborato e che veramente ha preso la messa, ma che decantava come qualcosa di eccezionale. Noi quando vediamo il treno nuovo bestemmiamo, perché poco adatto, non sicuro, e sulla tratta Sorrento-Napoli piano già ha occupato tutti i posti, cioè questo è il problema. Allora io lo so, chi non vive questa situazione forse la vive con un maggiore distacco, ma voi dovete ringraziare Dio che il popolo sorrentino è un popolo civile, perché ogni mattina ci armate la mano. Parlo con voi perché voi siete amministratori, maggioranza e opposizione. Noi abbiamo imparato quando facevamo gli amministratori che se ci stanno problemi, i problemi vanno affrontati da tutti. Veramente, ma non ci sta, cioè, se voi andate stasera nella stazione di Piano di Sorrento, centro famoso commerciale della penisola sorrentina, voi troverete persone che dormono perché li trovano riparo con una pioggia. Domani mattina ci stanno cose che non si possono dire in stazione, e allora veramente noi cioè io più che dirvelo con il cuore non posso, cioè i turisti non fotografano più il Vesuvio, i turisti fotografano noi che nel treno apriamo gli ombrelli perché piove, i turisti fotografano quando stiamo uno sull'altro perché il treno non è venuto da 2 ore. Cioè questo è il problema. Allora si fa la lotta tra i poveri. Ebbene, io voglio comprendere il dipendente della Vesuviana che si è arrabbiato, e quando io dopo 3 mesi di mancanza di treno delle 7:10 io vado a chiedere scusate, c'è il treno stamattina, sapete come mi risponde? E perché non dovrebbe esserci? Allora chi è che viene dalla luna? Noi o i dipendenti? Io capisco che i dipendenti usano questo metodo, ma questo è il metodo, secondo me, meno corretto per poter affrontare la situazione, perché poi a un certo punto si vuole esasperare ancora di più quella che è una situazione quanto mai critica. Chiudo, scusate la passionalità, io oggi non sono stato a Napoli e pensavo che ero meno concitato, però ugualmente a parlare di questo, domani mattina devo ripartire, e questo è tutti i giorni.
che metto insieme a me. Esatto, però tu grazie a Dio te ne vai a sedere dove portano il treno, lui dove forse non piove. Forse non piove. Allora io capisco difficoltà. Poi quando noi giustamente andiamo a vedere le nostre buste paga, noi vediamo che la regione Campania si piglia e non poco. Allora il servizio pubblico, ma quando mai una signora dice il biglietto non lo faccio perché il biglietto si fa quando si ha un servizio, questo è un disservizio, quindi io il biglietto non lo farò. Noi in penisola l'80% lo facciamo di biglietto, ma non perché siamo diversi dagli altri, perché abbiamo una cultura di dovere di un poco diversa, però siete io mi sono purtroppo, e finisco e chiedo scusa, mi sono pentito di aver fatto l'abbonamento annuale, perché dico ma che ci starà un fesso più fesso di me se hai fatto l'abbonamento annuale. Questo è, grazie, scusate. Matteo, no vabbè, io vi posso dire cosa, devo dire, ringrazio molto i relatori, però diciamo francamente le cose, abbiamo perso in regione, questa amministrazione attuale è indifendibile, ma abbiamo perso in regione perché l'amministrazione precedente ha pasticciato gravemente. È inutile dire, mi dispiace per chi di voi era già in amministrazione regionale, non so se ci avevate già, è stata una tragedia e ha preparato questo sistema, punto e basta. Non ricominciamo, noi come Partito Democratico, non ricominciamo se non prendiamo atto di questa tragedia campana. E se non lo cominciate voi, devo dire, cominciate male la vostra attività politica. Poi il servizio trasporto, tagliare stupidamente o abbandonarlo come aveva fatto la vecchia amministrazione sola all'imbroglio unico, con tutti i posti dati ai compari e comparielli, ha tagliato proprio una parte proprio produttiva, perché peggio è il trasporto, le attività produttive non possono che andare peggio. Pensate il caso della penisola sorrentina che vive sul turismo, perché far andare i turisti su quei treni è una vergogna del terzo mondo. E lo dobbiamo non solo a questa amministrazione, ma anche a quella precedente. 8 anni. Posso aggiungere, sono una notizia, è folcloristica questa notizia. Io in questi mesi, come tanti altri qua, ho spesso chiamato quel numero 877 URP. URP, no? 2444. Bravo, benissimo. Una mattina, l'anno scorso, mi ha risposto. Io mi aspettavo pronto circumvesuviano come al solito, mi ha risposto pronto ufficio Ricotte. Io sono rimasto... Vabbè. Ho sbagliato il numero. Questa cosa è finita anche sui giornali. È una persona stupida che ha risposto stupidamente. Era stanca di rispondere al telefono. No. È proprio messa la stanca. Sicuramente è una... Era un signore, non una voce maschile. Vabbè, ma io cosa dico da Luigi? No, allora, se mi... Facciamo un giro, io voglio dare alcune risposte un po' più tecniche. Antonio, diciamo, risponderà anche su alcune vicende relative al bilancio. Innanzitutto rispondo a Luigi e rispondo all'amico precedente che ha fatto l'intervento precedente. Non spetta a me, io non facevo parte della precedente amministrazione, non spetta a me fare le difese di ufficio, però neanche mi fa piacere, diciamo, neanche condivido quando poi si passa da un eccesso all'altro. In ogni riunione, in ogni sede pubblica, in ogni incontro pubblico e in ogni consiglio, quindi diciamo in sede ufficiale, noi abbiamo sempre riconosciuto che diciamo nel passato non siamo stati perfetti, però allo stesso tempo diciamo andare ad addossare tutte le responsabilità rispetto al passato è una cosa che francamente, diciamo, su questo lo dico con sincerità, non consente a nessuno, perché i giudizi si fanno con obiettività. Non c'è regione in Italia, che poi queste cose ce le dobbiamo dire, non c'è regione in Italia che non ha maturato anche in questo settore dei debiti. Ora, noi abbiamo se qualcuno ha maturato 100, noi abbiamo maturato 110, non siamo stati primi della classe. Vabbè, su questo dobbiamo fare mea culpa, facciamo mea culpa. Però ricordiamoci sempre di dove siamo partiti e di dove siamo arrivati. Perché Matteo ha detto una cosa sacrosanta, e anche qualcuno che ha fatto l'intervento giustamente ha detto, non è che in passato diciamo abbiamo fatto oltre quello che erano le nostre possibilità. È vero, ma questo è un problema italiano. Noi abbiamo vissuto in passato al di sopra delle nostre possibilità,
dove le aziende pubbliche e in particolare le aziende di trasporto sono state utilizzate come ammortizzatori sociali, perché Matteo, cioè, se è vero che la tecnologia funziona e quindi la tecnologia ha portato un miglioramento, ma non è possibile che lo stesso servizio che 10 anni fa si faceva con 5.000 dipendenti oggi si fa con 1.300 dipendenti. 250. È chiaro, è la verità, è che in passato anche circonvenzionale, come anche tante aziende pubbliche, venivano utilizzate come ammortizzatori sociali. Si facevano le assunzioni circonvenzionali e alla fine tutto il costo gravava, diciamo, sulla collettività e gravava, diciamo, sugli utenti. Conseguenza, che cosa è stata? Che se noi, diciamo, che al sud abbiamo più problemi del nord, da noi ne sono stati assunti 5.000, la stessa azienda al nord ne hanno assunti 3.000, con la conseguenza che tu, quando si è iniziato a ragionare in termini di costi standard e quindi di costo effettivamente necessario per fare il servizio, al nord sono dovuti arrivare da 3.000 a 1.000, noi siamo dovuti arrivare da 5.000 a 1.000, e mi permetto di dire che non è la stessa cosa quando gli strumenti che tu puoi utilizzare sono strumenti ordinari, perché tu puoi pure arrivare da 5.000 dipendenti a 1.800 dipendenti, pigli 3.200 le persone, le licenzi, e a quel punto, diciamo, hai risolto il problema. Ma nel momento in cui siamo in un contesto in cui, diciamo, mi pare che la tutela del lavoro sia la prima cosa, si è fatta una sola cosa semplice: man mano che c'erano i prepensionamenti si è evitato di sostituire, quindi si è ridotto il turnover e si è arrivato quindi che oggi il servizio con 5.000 dipendenti si fa con 3.000, con 1.800. È chiaro, l'ho detto e lo ribadisco, siamo fuori costi standard. Il costo standard in Italia per treno chilometro, che è la misura che stabilisce, diciamo, l'efficienza del sistema, è di 18 euro a chilometro, ovvero, cioè, ogni chilometro di servizio che si fa, qui, cioè, ogni treno che vedete passare, quando fa un chilometro costa allo Stato 18 euro, in Campania costa 24 euro, siamo sicuramente lontani da questo costo, lo dico, e sicuramente il nostro obiettivo è quello di arrivare al costo standard, ma dateci anche il tempo di arrivare al costo standard. In passato ci potevamo arrivare, non ci siamo arrivati, ma consentitemi, se noi non ci siamo arrivati in passato, abbiamo le nostre responsabilità, ma chi le ha moltiplicate per 3, penso che in questo caso non siamo stati noi. Quindi, fermo restando le responsabilità nostre, mi permetto di dire che in questi anni, l'ho detto prima, se il debito è raddoppiato non è una responsabilità che si può addare a noi. Noi che compito abbiamo? Perché poi, diciamo, alcune cose le ho messe prima, le dico adesso e poi veramente concludo, perché qualcuno giustamente ha fatto una domanda intelligente. Qualcuno dice: ci venderanno a Montezemolo, non ci venderanno a Montezemolo. È vero. Non a caso la settimana scorsa in Commissione Trasporti e in un'audizione che abbiamo fatto è arrivata una proposta di legge in cui si dice, dopo, diciamo, 3 anni in cui si discute di trasporti, eccetera, qual è la soluzione di tutti? Fare un'unica gara che mette insieme tutta la regione Campania. Cioè, la grande soluzione del problema dei trasporti, facciamo una bella gara d'appalto dove mettiamo tutti quanti insieme. Dove ci sono, c'è a verbale, basta prendere le registrazioni, le trovate sul sito della regione, dove il presidente della provincia di Salerno, che è di centrodestra, non è certamente il nostro colore politico, dove il presidente della provincia di Napoli, dove il presidente della provincia di Avellino, dove i consiglieri regionali dell'UDC di Avellino, di Benevento e degli altri regioni hanno tutti quanti detto che è una grande stupidaggine, perché, diciamo, se questa è la soluzione, perché? Perché si vuole arrivare a quello che si diceva prima, si vuole arrivare a una privatizzazione del servizio, diciamolo francamente, si vuole arrivare a una privatizzazione del servizio dove deve arrivare un soggetto privato e deve andare a gestire il servizio, dicendo che se arriva il soggetto privato, quello che dicevo io prima, se il treno costa 24 euro a chilometro, domani mattina costerà 18, per cui noi faremo una cosa buona per la collettività riducendo di 6 euro il costo a chilometro. Questo lo so fare pure io, se mi fate fare l'imprenditore, mi fate venire e mi fate licenziare i dipendenti, ve lo faccio pure io domani mattina. Qual è la posizione nostra? Noi non siamo contro l'ingresso del privato, però badate bene, ci sono modalità e modalità di far entrare un privato, perché io sto seguendo da anni anche la questione del trasporto sulle isole. Parlate con gli amici di Capri, parlate con gli amici di Ischia e vedete cosa vi dicono quando è stato paventato la privatizzazione della Caremar. Perché il ragionamento è molto semplice: quando, diciamo, bisogna garantire un servizio pubblico, quindi il servizio va garantito sempre, non solo nelle fasce in cui, come diceva il sindaco, ci sta tanta gente che prende il treno, perché in quelle fasce l'azienda incassa, ma poi ci sono alcune fasce orarie dove il treno non lo prende nessuno e dove va garantito però un servizio pubblico, dove bisogna mettere in condizione che anche la persona anziana, la cosiddetta vecchiarella che si deve ritirare a casa, deve poter prendere il treno, deve poter prendere il pullman.
perché lì ci si va a rimettere quando si trasporta una sola persona o 10 persone. È evidente che ci si guadagna quando si trasporta tante persone, come in Penisola Sorrentina. Noi dobbiamo garantire il servizio non solo a coloro, perché questo ci differenzia dagli altri, non solo a coloro che giustamente prendono il treno e fanno sì che il treno è super affollato, ma lo dobbiamo garantire anche a chi, in alcune fasce orarie, anche a chi in quel momento il treno ci si può andare a rimettere. Ed è quello che esattamente non si è mai verificato nelle isole, perché prendete, andate diciamo sull'isola in questo periodo, vedete quando il mare è un poco mosso, è leggermente mosso, dopo 10 minuti vi trovate un bel cartello al porto dove si dice che l'aliscafo non parte più, per un motivo molto semplice, perché per una questione che non è remunerativa, pensate quanto ci vuole solo di naft per andare a Capri da Sorrento e tornare indietro da Napoli da Sorrento, se l'aliscafo lo prendono 10 persone conviene dire che praticamente diciamo, conviene dire che c'è il mare alto e quindi non si parte più, quando poi alla fine, e questo servizio era garantito solo ed esclusivamente dalla Caremar e da nessuna di quelle aziende private che invece diciamo, il servizio lo vogliono fare solamente nel periodo estivo. Allora questo è il punto. Il punto è: va bene l'ingresso del privato, ma stabiliamo in che modo deve entrare nel privato, perché noi dobbiamo far sì che quel costo standard da 24 euro arrivi a 18 euro, ma vediamo le modalità. Sfiniamolo con questa, con la demagogia e diciamo, parlando diciamo così, sempre solo per colpire ai sentimenti delle persone e quindi alla pancia delle persone, ma parliamo alla testa delle persone e vediamo di risolvere seriamente i problemi. Questo è l'approccio che noi ci aspettiamo da questa amministrazione, approccio che al momento non c'è, rispetto a cose che non sono neanche dette esplicitamente, perché questa vicenda della gara è stata portata senza che nessuno ne sapesse nulla, nemmeno la stessa maggioranza, solo perché qualcuno ha deciso nel segreto di una stanza che questo servizio va privatizzato. Noi non lo consentiremo mai. Ben venga un privato, ma il privato deve venire, deve investire, deve rischiare il capitale proprio, deve portare dei servizi aggiunti, dopodiché se è bravo, come fa Italo e come ha fatto in questo caso quando Zemolo sulla linea Napoli-Roma, dove entra, parte l'abbassamento dei prezzi, ma fa anche degli investimenti. Noi non regaliamo le aziende pubbliche a nessuno solo perché è amico di qualche amico. Io finisco qua e passo la parola. Io ci sarà? Ho sentito che sarebbe stato diviso la rete dalla gestione. Perché con l'ultima normativa europea, in particolare con la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la questione delle gare, oggi è facoltà delle amministrazioni o far procedere all'affidamento in house fino al 2019, data ultima entro cui va effettuata la gara, oppure effettuare la gara. Su questo è una decisione che non è stata ancora presa. L'assessore dice che lui vuole fare le gare, ma come dicevo prima, le gare bisogna capire in che modo le si fa, con quali condizioni, cosa si fa di dipendente. Al momento diciamo, la situazione è ferma a questo, quindi diciamo, c'è la possibilità che non è stato di fare la gara o meno, o di procedere con l'affidamento in house dell'azienda, però rispetto a questo una decisione ufficiale non è stata ancora presa. Ma io do un grande valore a questa discussione di stasera, penso franca, ho sentito qualche tono anche legittimamente, particolarmente critico rispetto alla vicenda passata, gli elettori hanno già deciso, quindi è inutile che ci torniamo. Nel 2010 abbiamo perso le regionali, questa assise qui mi auguro che voglia concorrere, perché nel 2015, adesso alle prossime elezioni diciamo, politiche, il PD e il centro-sinistra ritorni protagonista della scena politica a Napoli, in Campania, in queste realtà e in Italia. Quindi io respingo l'accusa che le colpe sono a metà, ma mi sarei aspettato diciamo, da tanta parte degli amministratori locali, anche della gente normale, un primo salto e grido di sussulto e di reazione indignata di fronte alla qualità delle nomine che la giunta Caldoro ha fatto nel trasporto pubblico locale, residuati di una vecchia politica negli anni passati ospite di altri uffici dello Stato, le carceri italiane. Non è una piccola differenza tra quello che siamo stati e quello che oggi sono stati e sono. La reazione indignata,
perché la metà di quegli amministratori sono stati in carcere negli anni 80 e non perché avevano rubato una caramella dall'amico di banco, ma perché avevano truffato le amministrazioni che guidavano. È un piccolo, una piccola, leggera differenza tra noi, che c'eravamo e ci siamo stati, nel bene e nel male, con luci e ombre, ma segnando su tanti settori, e io insisto, anche quello del trasporto pubblico locale, punti di eccellenza che non è che ci ha riconosciuto il segretario nazionale del nostro partito, ci ha riconosciuto la Comunità Europea nel libro bianco sul trasporto pubblico in Italia. Cioè, tentiamo almeno di difendere quello che siamo stati e poi parliamo di quello che non ha funzionato. E io mi permetto di dire che quelle elezioni non le abbiamo perse per il trasporto pubblico locale, le abbiamo perse sui rifiuti, su una grande emergenza ambientale e su una battaglia politica sbagliata dentro il PD, dentro il centrosinistra e del paese nei confronti di questa amministrazione, di quell'amministrazione regionale. Mi permetto di dire la vera caduta di solidarietà tra la nostra esperienza di governo e l'elettorato in Campania si è consumata su quella vicenda lì. Forse quando quella emergenza richiedeva un'altra solidarietà dentro il PD, dentro il centrosinistra e poi anche un altro livello di condanna, perché di fronte alle emergenze si risponde con un terreno di solidarietà e poi dopo si prende e si manda a quel paese chi ha governato o chi ha amministrato male. Per ricordarci le tappe, perché sennò davvero se domani ci convinciamo che anche per come abbiamo gestito il trasporto pubblico locale ci hanno bocciato, e allora davvero io incomincio a non capire che cosa abbiamo fatto sul sistema metropolitano regionale, sul sistema aeroportuale. Io non so se vi ricordate che cosa è stato, che cos'era l'aeroporto di Capodichino, aeroporto internazionale, sembrava di scendere in un bazar. Io non so se vi ricordate che cos'era il porto di Napoli, oggi è il secondo porto commerciale dopo Tokyo. Cioè, allora, diciamoci le cose che non hanno funzionato. Non siamo riusciti ad avanzare avvicinandoci a quel costo standard che Mario diceva, non c'è dubbio, ma sapendo che non ci sarà mai nessuna politica di centrosinistra e di centrodestra che porta bilanci su alcuni servizi essenziali in pareggio, perché sono investimenti, gli investimenti alla persona difficilmente trovano un bilancio che è in pareggio. Perché il Teatro Trianon a Napoli, passiamo un passaggio da un fatto all'altro, che per me è stata una grande rivoluzione culturale, in un'area complicata della città di Napoli, Forcella, la Casa di Giuliano, la Camorra, la trasformazione di un cinema a luci rosse in un grande teatro della cultura napoletana, chiamato Trianon, con abbonamenti a 80 euro per 15 spettacoli, abbonamenti che è evidente che sono fuori mercato, ma che consentono a una parte di popolazione di mettere piede dentro un teatro pubblico napoletano, perché difficilmente gente molto meno fortunata di quella che sta dentro questa sala potrebbe entrare dentro un teatro pubblico. Ecco perché sono anche scelte politiche e scelte strategiche, che non significa ingrossare un debito pubblico, significa governare un debito pubblico rispetto a servizi essenziali alla persona. E il mio modesto parere, con il quale io e tutti gli altri del PD e del centrosinistra ci confronteremo con l'elettorato, e se abbiamo risbagliato la lettura politica probabilmente ci ribocerà. Io penso di no, perché se chiedo a tanti di voi che sono in questa sala, ditemi una cosa per la quale questo governo di centrodestra si sta caratterizzando su sanità, politiche sociali, trasporto, cultura, ambiente, tutela delle aree di povertà, fate fatica a ricordare una cosa in 3 anni di governo. Non siamo la stessa cosa, e questi governi, questo governo di centrodestra non è neanche nella possibilità, né sul piano etico, né sul piano delle competenze, della caratura amministrativa, della professionalità, neanche di giudicare i nostri errori. Io questa diversità la rivendico sempre, pur riconoscendo gli errori. Forse non ha sentito la parte finale del mio intervento, quando ho detto noi abbiamo però bisogno poi di rivedere la qualità della direzione delle aziende, dove non hanno funzionato cose, dove abbiamo esternalizzato attività troppo costose per le nostre aziende, che potevano reggere una fase di mercato, di condizione economica di un certo tipo, ma che poi sono entrate in cortocircuito. Sì, queste sono le nostre responsabilità, e chi dubbio c'è? Chi li nasconde? A differenza degli altri, siamo qui a parlare con la gente, guardandola in faccia, prendendoci critiche, ma facendo un passo in avanti. Attenzione a cadere nel gioco del siamo tutti responsabili, perché questo avvantaggia una destra illiberale, fatta di malcostume, di incapacità,
priva di un'assenza strategica, che decide che bisogna ridurre i soldi del trasporto pubblico locale, perché a governare il trasporto pubblico locale in Campania c'è un tal Vetrella nominato da un tal Cosentino, perché dentro le dinamiche di quella battaglia politica si fa pagare un prezzo alla Campania, anziché avere il coraggio di prendere Vetrella e di buttarlo fuori. Come gli dissi in aula all'assessore Vetrella, caro assessore Vetrella, lei è una persona per bene, ha un limite, poiché è un esperto di impianti aerospaziali, sta più con la testa tra le nuvole che con i piedi per terra. Bisogna dire queste cose. Allora io lo dico davvero, cioè, insomma, questo è il PD e questi sono i Giovani Democratici e questa è una iniziativa anche nel pieno di una campagna elettorale, quindi noi dobbiamo assorbire critica e dare anche un messaggio di fiducia. Non prendere in giro, ma anche un messaggio di fiducia e di prospettiva. Dove stanno finendo quei soldi che loro tagliano al trasporto pubblico locale? Non li sanno spendere. Dico una cosa enorme: non li sanno spendere. Siamo diventati la regione fanalino di coda tra le regioni per capacità di spesa sui fondi strutturali. A noi si diceva: li avete spesi male, li spendevamo. Li avete spesi male, li spendevamo. Anche per sostenere le aree di povertà di questa terra. Ma li spendevamo, ci confrontavamo con la quotidianità, con l'emergenza e anche con la grande capacità di visione strategica. Questo non c'è, non spendono, non riorganizzano il sistema della sanità, il famoso piano di rientro è fermo lì e questi soldi che vengono tolti da servizi essenziali con tagli orizzontali, ve lo scrivo adesso, poi ve lo mettete in un bigliettino e ne parliamo tra qualche mese, serviranno a pagare quote enormi di contenzioso legale che si scaricherà sulla regione Campania, perché tu puoi decidere che i lavoratori delle società partecipate non li paghi per un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, ma quel debito non è che lo cancelli, poi li pagherai, allora devi decidere, se li vuoi licenziare assumi una responsabilità netta, se li vuoi tenere pagherai anche il prezzo di quello che non stai riconoscendo a quei lavoratori, ecco il piccolo discrimine tra quello che noi siamo stati e quello che sono loro, culturale, di programma, di capacità, di visione strategica e etico, etico, perché questa è una grande differenza, etico, dentro quell'aula dovreste venire di più ad ascoltare i consigli regionali e a vedere la metà di consiglieri regionali che vengono eletti grazie al voto di cittadini napoletani e provinciali e anche di Piano di Sorrento che non aprono bocca, che non hanno mai parlato, Mario lo sa, cioè ci facciamo i numeri, 30-35 di quei colleghi che non hanno mai aperto bocca in quell'aula, in quelle commissioni c'è una differenza culturale, di serietà, di rigore verso la pubblica amministrazione. Io non consegno, nonostante gli errori del passato, questa discussione al vento, perché è battaglia politica, è battaglia elettorale e noi ci auguriamo, concludo, che dopo questa iniziativa qui, gli amministratori, se vogliono il bene delle proprie comunità, ci invitino a fare altrettante iniziative di questo tipo, invitando anche il centrodestra, certo, e mica deve parlare solo Marciano, così venisse il presidente De Siano, venisse l'assessore Vetrella, si venissero a confrontare, dicessero non con platee bloccate ma platee libere come abbiamo fatto stasera con un microfono aperto, le cose che raccontano nelle stanze, nelle condizioni ovattate del rapporto dell'intervista, venissero lì e poi le confrontiamo, numeri, fatti, questioni, vicende. Dateci una mano a fare una battaglia politica in quel consiglio regionale che hanno voluto i cittadini di Piano, di Napoli e della Campania, dateci una mano. Il livello di criticità l'abbiamo analizzato tutto, io l'ho detto una battuta, lo abbiamo alla Troisi, abbiamo capito, ci hanno mandato a casa nel 2010, adesso però questo non salva né la nostra coscienza né la condizione vostra che domani dovrete prendere la circonvesuale, ma abbiamo bisogno di questa forza qua, anche di questa intelligenza, di questa disponibilità, di questa consapevolezza, di questa lettura critica per fare battaglia politica, perché loro non sono in grado di invertire una tendenza in questa regione. Non sono in grado di risollevare le condizioni di difficoltà di questa regione, che è la Campania, non è la Valle d'Aosta, sia quando la governavamo noi, sia quando la governano loro, è la Campania fatta dai campani, sia quando governavamo noi che quando governano loro, ma c'è una differenza di tenuta politica, di qualità morale, di lettura della società che è profondamente diversa, perché questo piacere di stare insieme, di confrontarci, di guardare oltre è un piacere ed è un lusso che ci consentiamo noi, loro non possono farlo perché non sanno trasmettere questo tipo di lettura dei processi che sono sulle nostre spalle e sulle vostre spalle.
se vogliamo invertire una tendenza abbiamo un mese e mezzo di lavoro da fare. In Consiglio regionale, per la battaglia sul bilancio, in rapporto al governo nazionale, anche in modo critico, perché se Caldoro ultimissimo, sto facendo una cosa brutta, il politico dice finisco e poi continuo a parlare, mi perdonate ma mi avete, come dire, solleticato, cioè, se Caldoro avesse avuto tutta questa forza, questa autorevolezza dall'inizio della sua consigliatura, noi avevamo un vicepresidente della economia che sedeva nel CIPE, tal Nicola Cosentino, sono stati nei centri del potere, della gestione, e dove erano quando ci hanno scippato fondi rilevanti per la vita della nostra comunità? Dove era Caldoro? Dove era Cosentino? Dove sarà Cosentino tra qualche settimana? Dove sarà Marco Milanese? Dove sarà Gambino? Dove sarà Cesaro? È una differenza che noi dobbiamo far vivere, perché sennò, ragazzi miei, il siamo tutti uguali avvantaggia quella mediocrità lì. Nel siamo tutti uguali perdiamo noi, ne perdiamo in dignità e in battaglia politica, non siamo la stessa cosa. Allora quelle risorse che si tagliano in modo cieco e ottuso, così come si sta facendo in queste giornate, non vengono spese. E quando si spengono servono a foraggiare un sistema di interessi di questa amministrazione regionale. Una per tutti, la rivoluzione copernicana dell'amministrazione regionale ha aggravato di spesa di qualche decina di milioni di euro la spesa per il personale, perché ci hanno rificcato 5 capi dipartimento, 40 direttori, ogni capo dipartimento ha 350.000 euro l'anno, ogni dirigente di staff costa 120.000 euro l'anno, cioè, ecco dove finisce, fino al punto, l'avevo detto una battuta, forse non mi ha sentito all'inizio, siamo arrivati a fare il responsabile della comunicazione multimediale del presidente, cioè teniamo di fronte Goebbels, cioè, ma ecco dove finisce una parte di quelle risorse e l'altra parte finisce per non essere spesa, nel mentre la Campania sprofonda sempre di più. Grazie. Luigi, allora, mentre parlavamo abbiamo mandato un messaggio al segretario provinciale, abbiamo concordato che se ti iscrivi al PD, il PD ti manda la macchina a casa, ti viene a pigliare e ti accompagna al lavoro tutti i giorni. Voglio rimanere tra gli anonimi.